Sabato si gioca il primo atto del secondo turno dei playoff nazionali che valgono la Serie B. Scendono in campo le teste di serie, Crotone, Pordenone, Cesena e Virtus Entella, che giocheranno il match di andata in trasferta e il ritorno in casa e avranno il vantaggio di accedere alle semifinali in caso di doppio pareggio nell'arco dei 180 minuti. Il regolamento infatti non prevede ancora fino alle Final Four né supplementari né calci di rigore. Uno dei match clou è sicuramente quello dello Zaccaria tra Foggia e Crotone, un déjà vu dell'incontro di campionato. Nella regular season nel doppio confronto Satanelli hanno avuto la meglio sui pitagorici perché battirono all'ottava giornata tra le mura amiche il Crotone con il gol di Gutà, mentre allo Scida ne venne fuori un pareggio per 1-1. Adesso è tutt'altra storia, ma il Foggia dà la sua più minuti nelle gambe dopo le tre sfide contro Potenza e Cerignola. La vincente affronterà una tra Pescara e Virtus Entella che daranno vita gara 1 all'Adriatico. Zeman sfida Volpe. Quello del Fino è stato il terzo attacco del girone C con 58 gol all'attivo, dietro solo al Catanzaro dei record e allo stesso Foggia, mentre la squadra di Chiavari nel raggruppamento B è quella che ha tenuto durante la stagione meno sconfitta di tutte, 5 insieme a Reggiana e Cesena, e ha siglato 2 reti in più rispetto agli abruzzesi. La sfida nella sfida è quella tra argentini Gaston Ramirez e Facundo Lesciano. Pordenone Lecco è forse il match più equilibrato, si sfidano la seconda e la terza classificata dopo la stagione regolare e con gli stessi punti in classifica, 62. I ramarri di Mister Di Carlo sono alle prese anche dalle ultime vicende societarie e all'inizio della stagione, insieme a Vicenza, partivano favoriti per il ritorno immediato in Serie B, mentre Lombardi, che hanno usufruito della migliore classifica per passare il turno contro l'Ancona, ora sono la mina vagante della post-season. Nel doppio confronto in campionato, i neroverdi hanno affossato 5-0 i biancoazzurri nel match di andata e poi pareggiato al ritorno per 0-0 in Lombardia. Se Foggia-Crotone è una delle gare di cartello, la sfida tra nobili decadute, Cesena-Vicenza, ha un appeal da non sottovalutare. Il Cesena del calibre toscano, veterano della C e mister promozione, va in Veneto per chiudere subito la pratica. I romagnoli sono la terza migliore difesa di tutti i gironi, dietro soltanto alle vincitrici Pisalò e Catanzaro. Se il tecnico calabrese fa della difesa il suo punto di forza, i veneti di Thomassen annoverano un attacco formidabile guidato da Ferrari. Quello della Nerossi, infatti, è il migliore del girone A con 64 reti all'attivo.